Eccoci, buonasera e ciao da Cinema da Casa. Intanto auguri di buona Pasqua. Scherzando e ridendo, sono 31 giorni che siamo assieme e abbiamo iniziato così per gioco a marzo e siamo arrivati alla giornata di Pasqua. Noi quando ci chiedono quanto proseguiremo, beh, continueremo, noi continueremo fino a quando? Sicuramente fino a che ci sarà questa quarantena, quindi sicuramente continueremo fino al 3 maggio e poi capiamo come proseguire per stare insieme e per portare avanti un appuntamento che oramai sta diventando per molti di noi un appuntamento quotidiano alle 22, una specie di Radio Londra cinematografica. Stasera noi siamo qui, ma non siamo soli, abbiamo un doppio appuntamento con degli amici. Sembra un po' di essere davvero in famiglia, due registi che amiamo molto e vorremmo chiamare in diretta con noi adesso su Instagram. Saluto già Ciro D'Emilio che ho visto e poi avremo anche Fulvio Risoleva assieme a noi. Volevo chiamare in diretta assieme a noi Ciro D'Emilio, che è il primo amico alla finestra. Non ci piace chiamarli ospiti perché in realtà più che ospiti sono proprio degli amici con cui condividere queste serate. Ciao, Ciao, eccoci! Come stai, Ciro? bene, bene, voi tutto bene? Bene, bene. Abbiamo digerito questo pranzo di Pasqua? Ma sì, va bene, va bene. Io diciamo, ho digerito un'altra giornata con una piccola, quindi vale più di un pranzo di Pasqua, però sì, tutto a posto, tutto bene. Senti, ascolta Ciro, allora noi in realtà, vabbè, siamo stati molto insieme quest'anno perché sei stato con noi nella giuria, quindi abbiamo fatto una giuria di Alice nella città insieme, però quello che mi interessava un pochino capire anche come vive queste giornate, perché tu stavi lavorando, stavi facendo una serie TV, vero? Stavi finendo la serie a marzo? Sì, noi abbiamo interrotto le riprese il 9 di marzo, avremmo terminato il 22 circa, e in effetti dopo 20 settimane di riprese ne mancavano solo due, e ci siamo fermati e adesso abbiamo questi 10 episodi premontati con tutti questi piccoli buchi che vanno colmati chissà quando e chissà dove, perché poi ovviamente è tutto da rivalutare. Noi eravamo a Palermo, perché la storia è ambientata a Palermo negli anni 50 e stavamo completando tutta la parte palermitana, soprattutto degli esterni, con tutta una serie ovviamente di problematiche che già ti comporta una serie del genere insomma, girare qualcosa di ambientato negli anni 50 nell'ambito urbano italiano di oggi, ha tutta una serie di complessità, poi c'è il problema meteorologico, eccetera, eccetera, in più ovviamente poi è arrivato questa situazione che è stata una condizione sine qua non, e quindi ci siamo dovuti bloccare e quindi diciamo io ho passato le prime settimane, tra l'altro le prime 2 settimane sono stato in quarantena da solo, nel senso che ho preferito proprio perché c'era un rischio alto, eravamo stati a contatto con centinaia di persone, io volevo stare un attimo, mi sono autoisolato in una casa da solo, lontano da mia moglie e da mia figlia, poi sono tornato dopo 2 settimane. E nelle prime 2 settimane praticamente ho lavorato insomma, via Skype con il mio montatore e abbiamo montato tutti i miei episodi, tutto quello, la prima parte, cioè il primo draft di montaggio e poi abbiamo fatto tutta una serie di call, di incontri, produttori, eccetera, eccetera. E ovviamente adesso siamo fermi perché insomma, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e nel frattempo ho visto film, ho letto libri, insomma, ho fatto anche io varie dirette, vari incontri. Insomma, abbiamo cercato di mettere a frutto questo periodo anche domandandoci che cosa stava succedendo, cosa ci avrebbe Certo. portato, comporterà, insomma. Questo momento. Senti, ascolta Ciro, mi stanno chiedendo anche alcuni ragazzi in diretta Facebook e altri sulla piattaforma, dove stai passando la quarantena? Ok. Adesso sono a casa, da casa mia. Io sono tornato il 10 marzo, sono tornato a Roma, ma ero un appartamento diciamo isolato per 15 giorni, poi dopo sono tornato, che era qui a mezzo chilometro, e poi Ok. sono tornato qui. Non esco da casa, tecnicamente non esco da una casa dal 10 marzo, perché Ok, sono quindi a casa. ci stiamo facendo veramente questa bella mesata, è giusto così, dai, noi facciamo cinema da casa, stiamo tutti a casa. Senti, ascoltami Ciro, Assolutamente. che film hai deciso di farci vedere un po'? Qual è il viaggio nel cinema o i titoli? Perché ce li hai suggeriti? Noi iniziamo con film blu, è il primo che Sì, volevamo introdurre insieme. Raccontaci un po' perché li hai scelti questi titoli.
Ma guarda, tieni presente che ce ne sarebbero potuti essere tantissimi altri, ce ne sono alcuni che hanno in qualche modo una sorta di hanno timbrato un qualcosa nel mio animo, nel mio spirito. Alcuni di questi, tra l'altro, queste cose le ho anche riscoperte poi in seguito, nel senso che quando vedi migliaia di film, soprattutto nell'adolescenza, durante gli anni dell'università, quando hai paradossalmente molto più tempo per vedere film e serie, rielabori poco i motivi per i quali determinate immagini ti restano impresse. E io sono in una fase adesso, dopo il mio primo film, dopo tutta una serie di cose, dove ho riscoperto e rivisto tanti miei amori del passato e non necessariamente remoto, e ho capito alcuni motivi. Del perché hanno un valore per me. E in questi film c'è Film Blu, che a parte a me adoro la scenografia di Kieslowski, perché secondo me è qualcosa di imponente nella vita di uno spettatore cinefilo, incrociare la strada di Kieslowski. Secondo me è un'esperienza importantissima. E Film Blu, al netto proprio del film, della bellezza, c'è una scena che molti ricorderanno, che vedremo dopo, che per me rappresenta quanto importante, il valore del tempo e della misura all'interno della messa in scena. E per me poi è una lezione di cinema, una lezione di regia, che io spesso cito anche con i miei allievi in accademia e tutto, perché è un esempio di quanto questo sia un valore fondamentale secondo me, per un regista. Poi, Poi ci sono. hai scelto un altro film che è epico proprio, insomma, hai scelto uno dei migliori film americani degli anni 60, ce lo possiamo dire? Sì, Midnight Cowboy, no? Da marciapiedi, ma quello, per esempio, da marciapiedi, su quello io dico che quello, sembra, una volta non l'avrei mai detta questa frase, ma quello per me è il mio film preferito. E lo dico non perché non ami tantissimo centinaia di altri film, ma perché grazie a questo film io ho capito quali sono i tre motivi fondamentali grazie ai quali voglio fare questo mestiere, e quindi per questo motivo è il mio film preferito. E quindi non so se lo diciamo adesso o ne parliamo dopo, però questo diciamo, è veramente per me uno spartiacque importante. E poi abbiamo un film italiano di Francesco Muzzi, un'opera prima, che è 6.000, che secondo me è un ottimo esempio, soprattutto per chi deve fare un esordio oggi. Soprattutto ci sono alcune scene dove la maturità già di un regista alle prime armi, in questo caso il primo film, come Francesco Muzzi all'epoca, che poi si è confermato non a caso con Anime Nere, eccetera, fa appunto, dire, ti traduce il messaggio, il tema del film attraverso la messa in scena in maniera sintetica, però precisa. Il valore della precisione, secondo me, è qualcosa che, se si riesce a intravedere già da un'opera prima, è qualcosa di interessante. E poi diciamo, il mio nome è nessuno, che è un po' diciamo, un cult, che sembra quasi una nota stonata in questo mondo cinefilo d'autore, in realtà invece secondo me è un grande film di intrattenimento, fatto appunto da italiani, in un periodo dove appunto il genere era più raccontato ed era appunto il nostro plus. E per me, per esempio, Il mio nome è solo, la scena che ho scelto è una lezione di cinema, lo sai pure, cioè tanto quanto la lezione della Zolletta di Zucchero di Kieslowski, perché rappresenta secondo me, l'unico compressore di una narrazione, che è il conflitto, e secondo me la maniera in cui viene rilevato il conflitto attraverso le immagini, attraverso le azioni dei personaggi all'interno di quel film, fa di quel film una pietra miliare, secondo me, del cinema italiano in questo caso anche. Poi, Sweet Sixteen, che, come ho detto spesso, è per me, al di là della bellezza, del realismo, al di là di Ken Loach, di Lyerty, insomma, di accoppiata storica, proprio un film a cui sono legato molto affettivamente, perché senza questo film non avrei mai pensato di scrivere, di fare, di realizzare un giorno E all'improvviso allora un qui io però ti fermo perché ne parliamo dopo e ce li vediamo intanto. Ok, Ciro, rimani in diretta con noi e così intanto li vediamo, eh? Ti riprendo dopo. dopo, ciao ciao.
sono fuggite. È da me che fugge. Cosa suona? Si direbbe? Sì. L'ho vista. Forse mi basterà per un breve momento. Conosci questa musica? Invento pezzi diversi. Mi piace sognare. Film blu, davvero? Iniziamo, insomma. Ed ecco un uomo da marciapiede. Allora, aspettate un attimo mentre risolviamo un po' l'audio di un uomo da marciapiede e cerchiamo un momento di vedere se risolviamo in questo momento o se riprendo un attimo Ciro con me in diretta. Anche perché questo film ha vinto in realtà 3 Oscar e 2 David di Donatello, quindi diciamo che vale davvero la pena, come ha detto, come stava dicendo Ciro prima, non soltanto vederlo ma anche poi riscoprirlo. È uno di quei film. Oh, guarda, saluto in diretta, ci sono sia Francesca che Niccolò Gentili. È uno di quei film, diciamo, che uno, se non ha visto, dovrebbe recuperare, perché ci sono delle interpretazioni davvero importanti che non vanno perse. Sono quei film anche da rivedere, perché la sceneggiatura è davvero una sceneggiatura con dei dialoghi molto 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 interessanti. Io riprendo un secondo, forse Ciro in diretta. Ah no, riproviamo. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie, Joe. Queste camicie sono comode, vero? La tua era l'unica rimasta con sopra le palme. I vestiti costano poco qui, lo sapevi? Tutto quanto ci è costato $10 appena, lo sai? Ah, senti, Sozzo. Rico, scusami. Ho calcolato bene tutta la faccenda. Una volta a Miami, la prima cosa che faccio è trovarmi qualche lavoro. Non c'ero tagliato per quel mestiere.
Ci debbono essere modi più facili per vivere, no? Anche se fosse un lavoro all'aperto, cosa ne dici? Sì, farò proprio così. Sei d'accordo, Rico? 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 Ehi, Rico? Rico? Ok, ok, è tutto a posto, non c'è motivo di preoccuparsi. È suo parente? Gli vuole chiudere gli occhi? Cosa? Allunghi una mano e gli chiuda gli occhi. Ah. Dobbiamo proseguire, tanto non possiamo fare altro. Tutto ok, gente! Ripartiamo subito. Fra pochi minuti arriviamo a Miami. Lì in spiaggia sono tuoi amici? Come? Qui là sono i tuoi compagni? Sì, sono i miei compagni di classe. Perché? Non stai bene con quelli? Sì, non è male. Ti dispiace? Ma di cosa? Così se ti parlo? No. Come ti chiami? Sì, ma guarda, io... Michele, e tu? Sei mio.
Ma non sei italiano? Di Albania. Perché? C'è qualcosa di strano? No. Michela? Dove stiamo andando? Sì, adesso arrivo. Ok. Senti, io devo andare adesso. Ciao. Ciao. Aspetta! Possibile se un'altra volta? Ma se niente ci conosciamo. Dai, perché no? Ma magari ci rincontriamo qui. Poi non succede. Dai. Allora, e prima di introdurre gli altri film, chiamiamo Ciro, così ci facciamo raccontare da lui perché ha scelto di farci vedere proprio questo film su 16 di Ken Loach. Eccoci! Ciao! Ecco, il bello della diretta, mi sento un po' Maravegné stasera, Ciro. Ma sì, ma viva la diretta, ma sì. Senti, ascolta, allora tu hai scelto altri tre titoli, però ero molto interessata a questo tuo legame personale con Sweet 16. Con Sweet 16 di Ken Loach? Esatto. Quello la, vabbè, rispetto a Un mondo a marciapiede, quella è una cosa un po' più, diciamo, generale che ho capito proprio facendo quasi un'autoanalisi mia personale del mio rapporto con questo mestiere e col cinema in generale. E invece Sweet 16 è un racconto di un romanzo di formazione che ha ispirato, diciamo, la genesi del mio film, perché quando nel 2013 io e Cosimo Calamini abbiamo iniziato, insomma, questa avventura che poi ci ha portato tanti anni dopo alla realizzazione di Un giorno all'improvviso, partimmo da una naturale condivisione di genere, di film e di gusto, e poi anche da un certo punto su Ken Loach e su Sweet 16 c'erano alcuni elementi che interessavano soprattutto me rispetto a quello che sarebbe potuto essere il mio esordio, che era il racconto di adolescenti, in questo caso un rapporto rovesciato, un processo di adultizzazione anticipato e forzato, e con la scelta di un punto di vista, cioè secondo me la grande forza di Sweet 16 e la grande lezione di Lyerty, non a caso Palma d'Oro a Cannes con la sceneggiatura per questo film nel 2002-2003, è stata proprio la scelta, l'ardua scelta del punto di vista, ed è quello che noi abbiamo volutamente, insomma, ci inchiniamo a questi grandi maestri, copiato, nel senso che abbiamo deciso di fare come loro, cioè abbiamo detto ok, la scelta del punto di vista estremo di Liam, il personaggio di Sweet 16, che noi non abbandoniamo mai perché Liam è presente dalla prima all'ultima scena, è la stessa scelta che io ho fatto poi, lo stesso azzardo, diciamo, che abbiamo poi voluto fare con Antonio nel mio film, dove tu dalla prima all'ultima scena sei sempre con lui, quindi il processo emotivo di scoperta e di incontri, di scontri, eccetera, eccetera, non arriva mai né prima né dopo lo spettatore, ma arriva sempre con il personaggio insieme allo spettatore, e questa cosa qua è stata una grande, ci ha dato un film che ci ha dato coraggio, un film che ha coraggio, che ci ha restituito coraggio nel fare una scelta azzardata che poi ha premiato il film stesso, perché penso sia poi uno dei punti di forza di Un giorno all'improvviso, che poi è in giro anche per il mondo, ha ricevuto... Beh sì, amatissimo dai festival, certo, ha fatto un percorso comunque internazionale. E la cosa bella è stata scoprire un pubblico non solo italiano ma anche internazionale che la scelta del punto di vista è stata appunto un punto di forza, quello che magari a volte poteva spaventare come limite narrativo, invece è diventato un punto di forza. Questo, diciamo, è un legame al netto ovviamente dell'amore per tutto il cinema di Ken Loach e non solo per i Sweet 16. Senti, Ciro, ci chiedono invece, qui in diretta Facebook, Niccolò ci chiede: mi piacerebbe sapere da Ciro con quali attrici anche internazionali vorrebbe lavorare. Bella domanda. Allora, vabbè, sicuramente la Binocchio non mi dispiacerebbe lavorare con Juliette.
tra l'altro io questa serie ho girato insieme a Piero Messina, che ha fatto un'opera prima con Juliette Binoche, che è l'attesa, quindi insomma, ho parlato spesso di Juliette con lui, che la conosce bene, quindi è un'attesa sicuramente tra le più come dire, più forti con le quali mi piacerebbe lavorare. Adoro particolarmente Marion Cotillard e Lia Seydoux, però il sogno proibito, nel senso che probabilmente non si potrà mai esaudire, è sempre lei, è sempre Gina Rowlands, però ormai penso che vabbè. Vabbè, comunque una grande passione per le attrici francesi, va bene? Diciamo che al netto del tuo sogno proibito hai una grande passione per le attrici francesi. Sì, sì, il cinema francese in generale è un cinema che amo molto, e a parte le S2 e comunque per quotidiana hanno anche, come dire, non solo Giulietta, insomma, hanno tutte e tre la forza, hanno avuto e hanno la forza, insomma, di imporsi a livello internazionale, non solo nell'ambito francese, però sì, sì, è una bella casualità questa cosa che hai detto, che ci avevo pensato. Poi abbiamo Il mio nome è nessuno, è l'altro titolo che hai suggerito, e Epidemic di Lars von Trier, che mi dà un po' di ansia, ma tanto viviamo nell'ansia, quindi... No, forse Epidemic è di Fulvio, forse. È di Fulvio? È di Fulvio, va bene, ok. Meglio. Comunque mi dà ansia se è di Fulvio, mi dà ansia, ne parliamo con lui. Quindi tu hai Il mio nome è nessuno, e poi? Il mio nome è nessuno, e Sei mire che abbiamo visto, Un uomo da marciapiede. E allora ci siamo. Esatto. E niente, no, la cosa di Un uomo da marciapiede, così chiudiamo questa prima parte, se vuoi, era che io ho capito perché è il mio film preferito, perché ho scoperto tre cose che poi ho riscoperto nel mio film, al di là dei paragoni che non faccio ovviamente con un capolavoro di questo tipo, però in generale anche adesso che sto scrivendo il mio prossimo film, anche quando scrivo delle cose che metto nel cassetto, mi rendo conto che se vado poi a scavare nel testo ci sono sempre questi tre elementi quasi archetipici nella mia ricerca, che ho riscoperto in questo film, che per me è appunto proprio per questo motivo il mio film preferito, perché ci sono tre cose che sono l'ascesa e la caduta di un mito, il valore della resilienza, cioè quello di rialzarsi sempre dopo una grande batosta, dopo più batoste, e forse quello più importante, che è un po' diventato anche il tema di un giornale improvviso, non volendo, che per diventare grandi c'è sempre un prezzo grande da pagare. E questi tre elementi sono tre elementi che vivono all'interno di Un uomo da marciapiede. Questo è il motivo forse per cui faccio cinema. Quindi devo ringraziare Un uomo da marciapiede per questo, perciò è il mio film preferito. Va bene. Allora, senti, noi ci godiamo queste altre scene di cui abbiamo discusso, e poi ci salutiamo. Va bene, Ciro? Un abbraccio, tra pochissimo. You take the cap off. Thanks. Okay. That's great. Cheers. Let's grab your phone. Come on, then. Table 5, guys. Hi, son. Hi, Dad. How are you doing? How's it going? Good to see you. All right, angel face. How are you doing? Did you think we were no come? Mm-hmm. Oh, it's good to see you. We got a bit held up, didn't we? Liam. He's worried, mate. Liam, what are you sitting with all day after? Come on, or? His face has been tripping him all the way here. He's been like that all day. How's school? How have you been getting on at school? School? He's done all right, then he'll be scholar, isn't he? Fucking nurses inside our school for 9 months. So, who finds a wee cup of coffee then? I had no point. Milk and one sugar? Aye, I've got a wee one. We've missed our son, haven't we? Stranger, of course you. Tarima. Show me. Come on, Bonnie, tell me. All right. Somebody giving you a hard time in here. Mm. You clean? Oh.
Continui a giocare, eh? Io invece faccio sul serio e così finiscono quelli che ancora non l'hanno capito. Oggi tu hai avuto il pubblico e il colpo giusto, era la tua buona occasione e l'hai sprecata. Beh, dipende dal punto di vista. È un gioco molto pericoloso. Certo. Non è facile far girare le palle. Però così prima o poi finisce in buca. Eccola, accidenti per un pelo. Comunque mi hai salvato la pelle oggi. Ma preferisco morire per colpa mia che vivere per colpa tua. Ah, questa mi pare proprio una stronzata, ragazzo. Quello che è meglio è vivere, fregatene di chi è la colpa. Perché gli soffi sulle palle? Così non vale. Beh, io soffio perché ho fiato. E allora fatelo uscire. E dimmi perché mi aspettavi seduto in strada stamattina. Stare in piedi mi stanca. Tu mi dai troppo spesso le spalle. A quanto pare ti fidi troppo di me. O forse troppo di te stesso. La conosci la storia dell'uccellino? Mio nonno me la raccontava sempre. Diventare nonni era estremamente difficile ai tempi miei. Era difficile, ragazzo, ma non impossibile. Allora, quest'uccellino non sapeva ancora volare. Durante l'inverno, in una notte fredda, ruzzola giù dal nido e finisce sul sentiero. Poverino, comincia a gridare. Pio, 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 come un matto, e sta per morire di freddo. Ma fortuna per lui, ecco che arriva una vacca. Lo vede e pensa di scaldarlo. E così alza la coda. E splash! Una margherita bella e fumante, grossa così. L'uccellino al caldo è tutto contento. Tira fuori il capino e ricomincia. Pipio! 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 Più forte di prima. Ma un vecchio coyote lo sente e arriva di corsa. Mamma mia! Allunga una zampa e lo tira fuori dalla cacca. Lo pulisce ben benino. E poi? Se lo ingoia in un solo boccone. Il nonno diceva che la morale c'è, ma che bisogna trovarsela da soli. Ecco, sì. Allora, adesso salutiamo Ciro e poi proseguiamo subito con le scelte di Fulvio Risuleo, che sarà sempre con noi in diretta Instagram.
Per quelli che sono in diretta a Facebook, continuate a commentare e noi vi risponderemo. Eccoci Ciro, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare tra le tue scelte personali. Ti auguriamo davvero buona Pasqua e speriamo di vederci presto in sala. Assolutamente, speriamo bene. Buona Pasqua a tutti voi, continuate così e viva Cinema da Casa. Grazie, ciao Ciro, un saluto a tutti, un abbraccione. Ciao. Ciao, ciao. Adesso noi aspettiamo e chiamiamo con noi Fulvio Risoleo, a cui devo dire che Ciro l'abbiamo conosciuto da poco, invece con Fulvio ci conosciamo da tanto, perché in realtà è stato anche un ex giurato di Alice nella città, oltre ad essere stato ad Alice... Ops, eccolo qui con il suo film Guarda in alto. Ci sei, Fulvio? Adesso io vedo, in realtà io sento me. Cioè, eccoci. Ti prego, abbassami, non mi sopporto. Ecco. Si è tolta la telecamera, quindi sto filmando la telecamera del computer e quindi posso fare anche così. Vabbè, ma è un film sperimentale. Cioè, neanche Ghezzi avrebbe pensato una cosa del genere. Stiamo oltre, è metacinema questo. Yeah. Desktop con tutte queste note di cose da fare. Vabbè, meraviglioso. Purtroppo non so dove guardare. Vabbè, non importa, Fulvio, noi ti sentiamo. Sembra Blair Witch Project, sembra. Sei meraviglioso, va bene così. Lo prendo come un complimento, insomma. Devi. Senti, ascoltami. Allora, Fulvio, intanto vedi, mi ci hai portato proprio subito, perché ho visto che filmando tutto è pieno lì di illustrazioni, di fumetti, insomma. Tu sei, oltre ad essere regista, sei anche un disegnatore. Parlaci anche un po' di questa tua passione per il fumetto e l'illustrazione. Sì, allora, io ho fatto un po' di fumetti e diciamo, mi sono appassionato all'arte con il disegno. E quindi subito dopo il disegno, dato che mi piaceva anche scrivere le storie, le due cose insieme fanno il fumetto. Quindi più da bambino ho iniziato a fare i fumetti, fondamentalmente. E poi subito dopo, alle medie, ho iniziato a fare invece dei cortometraggi. Però tutto sommato era simile la cosa, solo che uno era da solo, ero da solo e mi inventavo le storie e le facevo vedere, l'altro era con gli amici e poi... è continuato e adesso faccio sia i film che i fumetti. In realtà l'idea che ho capito è che non devo continuare a fare quello che ho sempre fatto, quindi i fumetti come li facevo a 6 anni e i cortometraggi come li facevo a 13. Cioè, nei cortometraggi, queste sono cose che ho capito questi giorni, quindi sono abbastanza contento di dirle ad alta voce. Okay. Cioè, che a 13 anni il gioco era fare cose senza senso e mostrarle agli amici, e a sperare che la metà mi insultasse, l'altra metà fosse contentissima. E quindi la mia speranza adesso, facendo i film, è la stessa cosa, insomma, cercare di dare dignità al non senso, diciamo, e prenderlo sul serio e, insomma, accompagnarlo verso un pubblico. E così. Io sono a Bologna adesso, in questo momento. Uh-huh. Ero venuto qua per... cosa? No, ti sto ascoltando, sei a Bologna a fare la quarantena? No, a Bologna sì, a fare la quarantena, perché ero venuto qui proprio per pensare queste cose a gennaio. Cioè ero venuto per scrivere un film e tutto quello che c'è intorno. Un amico mi ha dato per un mese la sua stanza, la sua casa a Bologna, e mi sembrava il posto giusto dove concentrarmi, prendermi un po' di tempo, sia per pensare a un film nuovo che per pensare a vari fumetti nuovi, collaborazioni varie. Poi questo, appunto, la pandemia mi ha colto in Emilia-Romagna e ho deciso di rimanerci, perché tanto per rimanere a casa qui o rimanere a casa qualche altra parte mi sembrava interessante rimanere in terra straniera, e quindi ho continuato a scrivere, fondamentalmente non mi sono più fermato e quindi ora continuo a fare cose. Ok, allora senti Fulvio, tu hai scelto di farci vedere, ci dici un po' i titoli, che poi magari facciamo una carrellata e li facciamo vedere un po' uno dietro l'altro, questo percorso che tu hai voluto un po' farci fare. Dici un po' i titoli che hai scelto stasera.
Allora, questi film sono scelti perché questa è la casa dove mi trovo, e di questo mio amico regista che si chiama Andrea Sorini, è un casa piena di DVD e lui è super cinefilo, e infatti è stato bellissimo finire in questa casa perché ho trovato tantissimi film che non avevo mai visto. Quindi la scelta di questi film che io ho selezionato sono non so altro che i più bei film che ho visto in quarantena. Fondamentalmente è molto interessante ritornare un po' al rituale del DVD. Qui c'è una piccola televisione vecchio stile, io scelgo il DVD, mi guardo anche i contenuti speciali e i commenti audio, tutte quelle cose che facevo al liceo con i DVD che mi ero un po' dimenticato. E quindi, insomma, la scelta è ok. Ho capito appunto dove sto facendo tutte queste riflessioni sul passato che diventa futuro, cioè per capire il futuro rifletto sul passato. E ci sono una serie di registi che mi sono sempre piaciuti proprio perché sono molto pazzi, tipo Lars von Trier, Wong Kar-wai, Gus Van Sant. Più che pazzi che hanno fatto film un po' estremi, un film diciamo di ricerca, dove delle volte magari alcuni spettatori erano indignati, altri invece esaltati dalle visioni, e quindi ci sta Epidemic, che non avevo mai visto, che okay. È un film di Lars von Trier, è il secondo film di Lars von Trier, è strano perché è un po' metacinematografico, perché ci sta lui stesso che recita, e sta scrivendo un film su un'epidemia gigantesca, e quindi si vedono dei momenti lui e il suo cosceneggiatore che discutono del film, e poi negli altri momenti ci sta il film stesso che viene immaginato dall'autore. E, poi ci sta Angeli Perduti di Wong Kar-wai, che era un film... Ma il video si vede perché io non lo vedo più. Non ti preoccupare, tanto ti sentiamo, Fulvio, ti sentiamo pure in diretta Facebook e pure su YouTube, quindi vai, vai, tanto ti sentiamo. E quindi questo film di Wong Kar-wai è un film che avevo sempre visto le immagini e mi affascinavano molto. Tra l'altro nella scena che vediamo ci stava proprio quell'immagine che mi affascinava tantissimo, che è loro due, i protagonisti sulla motocicletta. È un film veramente affascinante di un regista che principalmente parte da una sceneggiatura molto semplice e poi improvvisa e costruisce il film con gli attori, col direttore della fotografia, che è un grande direttore della fotografia che si chiama Christopher Doyle. Costruisce un mondo di neon molto, diciamo, dove la psichedelia incontra la narrazione, e quindi è un film, diciamo, che va fruito lasciandosi andare, senza pensare a niente. E poi ci sta Tokyo Fist, sì. Tokyo First, non so, sì, perché comunque stando sempre da solo e leggendo non dico le cose ad alta voce, quindi non so sinceramente come si pronunciano le cose, però è di Tsukamoto. Tsukamoto è un grande regista che io conoscevo abbastanza, ho visto Tetsuo e altri film, però ho capito che dovevo approfondirlo in questo momento, perché comunque lui è incredibile che riesce a fare la sceneggiatura, la produzione, e spesso interpreta i suoi film. Sì, li monta, è pazzesco lui. Sì, li monta. Cioè, lui potrebbe essere a un passo dal cinema amatoriale, invece è il cinema d'arte allo stato puro. È un regista incredibile. E questo film è un film bellissimo. È un film fondamentalmente d'amore, un film sentimentale tra un uomo e una donna che si amano sempre meno, e un terzo che entra nella coppia, che è un pugile. Però il modo in cui è raccontato è proprio viscerale, è intimo, è interiore, cioè intimo nel senso che parla di dentro le emozioni che escono fuori, e in questo film escono fuori anche sotto forma di sangue e sbudellamenti vari, verbali, okay. Tra tutte le scelte che hai fatto, questo di Tsukamoto e quella di Lars von Trier, che peraltro questa sequenza che mostreremo almeno a me ha ricordato anche solo Ingannatore di Michalkov, cioè questa bandiera meravigliosa, sono le scelte che mi hanno colpito di più, perché non mi aspettavo, conoscendo la tua cinematografia, che ti fossi infilato dentro questa ricerca, insomma, quindi me l'hai spiegata perfettamente, torna tutto, ecco. Sì. Cioè, non ci hai fatto vedere Gondry, capito? No, ma Gondry mi è sempre piaciuto, però ormai l'ho assimilato. Cioè, l'ho visto così tanto i suoi videoclip, i suoi film, che
cioè mi piace sempre tanto, le cose che più mi piacciono per esempio di Gondry sono i video che ha fatto, cioè riflettendo Gondry le cose più belle sono i suoi video su YouTube e i videoclip, insomma la roba un po' strana. Devo dire che sto vedendo anche molto YouTube questa quarantena, come penso tutti, però YouTube, questo fatto che adesso hanno abbassato la qualità è tutto così sgranato, vero. Quindi mi piace questo mondo contemporaneo dove tutto non si vede niente fondamentalmente, tutto pixelato, e quindi uno si immagina, cavolo, il futuro tutto così, ma è un futuro veramente in VHS sembra, ed è affascinante. Fulvio, Fulvio, sì. Fulvio, cominciamo a far vedere un po', perché così la gente comincia a infilarsi dentro questa cosa, ti prendiamo alla fine, così ci salutiamo e facciamo il punto della situazione. Ci fermeremo agli ultimi due film in modo tale che così cominciamo a lavorare sulle immagini, ok? Perfetto, perfetto. A tra grazie. Pochissimo, rimani in diretta così puoi scrivere, eh? Rimani qui. Tanto mi soffermo a guardare mia moglie senza farmi vedere. È così agitata. Da quando quella mattina Charlotte è partita all'improvviso, è turbata terribilmente. Non riesce a dormire. Dice che è colpa sua se se n'è andata via e non riesce a perdonarselo. Stai per uscire? Sì, vado all'ufficio postale. Devo ritirare dei libri. Victor, ti dispiacerebbe imbucarmi questa lettera? No, figurati. È per Charlotte. La puoi leggere se vuoi. Io vado da Elena, scusami. Cara mamma, so di averti fatto soffrire molto. Ho preteso troppo da te senza darti niente in cambio. Non ho fatto che tormentarti con un vecchio odio che non ha più ragione di esistere. Ho sbagliato tutto, è vero. E vorrei tanto che tu mi perdonassi. Chissà se la mia lettera ti arriverà, mamma. Questo non lo so. E non so se la leggerai, e comunque credo sia troppo tardi. Ma voglio sperare che serva al nostro amore, perché è doloroso riconoscere i propri errori. Al di là di ogni cosa esiste la pietà e la comprensione. Forse è ancora possibile curare le nostre ferite, vivere ciò che resta e volerci bene. Io non farò più niente che possa cancellarti dalla mia vita.
ancora fiducia. Non mi arrenderò, anche se è troppo tardi. Non credo sia troppo tardi. Non può essere troppo tardi. Era Sinfonia d'autunno. Proprio? Cercavo solo di essere carina. Ma dove? Io amo i tuoi amici. Lo so. Sono una persona esuberante. Volevo... Ma sì, lo so. Non sono una di quelle stronze con la puzza sotto il naso che piacciono a te. Prego, prego, stai lassù e toccatemi. Oh, oh, così cibo e stella. Che schifo. Oh, io quella gente voglio che si sentano a casa loro con me. Io amo i tuoi amici, li amo tutti, capisci? Amo chiunque tu porti in questa casa, chiunque! Questo l'hai già detto! E voglio che siano al loro agio qui. Si devono sentire... erano seduti lì come due... e io cercavo di... Ma che Cristo di agi di tanti, è andato tutto bene come è andato. Ora che a un certo punto ho bisogno di guardare... Oh, Mabel! Patetta! Ti guardavo come una pazza, no, ero te coglioni, no, Mabel! Ma non sa che non fai niente di male. L'avevi messo in imbarazzo. Quel disgraziato stava male, tutto così. Non sapeva più che doveva fare. Quello stava con due piedi in una scarpa. Magari ha pensato anche che... Che ne sa che non è così? Fallo, ma con me. Io me ne fotto se sei un poco strana. E poi non sei strana. Non ho fatto niente di male, no? Senti, Nick. Senti, tu dimmelo, sai. E senza aver paura di offendermi. Tu dimmi che cosa vuoi che io sia, come vuoi che io sia. E io sarò come desideri. Io sarò qualsiasi cosa. Tu dimmi solo cosa. Eccoci qua, adesso li chiamiamo con noi Fulvio in diretta. Vediamo un po'. Abbiamo fatto vedere Sinfonia d'autunno, un bellissimo film del 78 di Bergman, e poi abbiamo fatto vedere Una figlia.
una moglie di Cassavetes del 74. Eccoci, Fulvio. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto vedere appunto Sinfonia d'autunno e poi Una moglie, di cui non avevamo parlato prima. Sì. Sì, Sinfonia d'autunno e Una moglie sono due film che si possono mettere anche vicini, e cioè come giusto sono finiti vicini, perché Bergman in questa quarantena secondo me è importante, perché un po' di sana introspezione pessimista, diciamo, dove si entra a fondo a un problema, si scava e ci si perde in questo tunnel gigantesco che è l'anima. È molto interessante questo film che non avevo visto, perché veramente il film più malinconico e preso male che abbia mai visto, penso. Però tutto sommato alla fine della visione uno ne esce completamente svuotato, ed è molto piacevole la visione di questo film, perché c'è questo personaggio femminile della protagonista che è pieno di colpi di scena. Il film, ogni 10 minuti c'è una svolta interessante, un colpo di scena sulla vita, sul passato, perché è un confronto tra una figlia e una madre, e in questo confronto la madre è anziana, è la Bergman, e cioè la figlia dice alla madre che la odia e l'ha sempre odiata, ma non gliel'ha mai detto, e finalmente glielo può dire e svuota il sacco, diciamo così, sì. E dice tutto quello che doveva dirle di male della tutta la vita, e quindi è veramente un film liberatorio, assoluto per lei, è vero. E l'altro è un film di Cassavetes che è incredibile, perché si chiama Una moglie, cioè questi personaggi veramente come se uscissero dalla sceneggiatura. È un film imprevedibile, è pieno appunto di svolte portate avanti dai personaggi, è una sceneggiatura che sembra quasi non esserci, sembra un documentario sulla follia di questa donna che pian piano cresce, che però non è una follia facile, semplice da definire, non è che lei è una pazza, semplicemente lei è come se fosse in un'altra dimensione e avesse grande difficoltà a stare in quella umana, e quindi allo stesso tempo però deve gestire i figli, una relazione, la vita, diciamo, di tutti i giorni, e quindi è un film che sta dietro a questo personaggio da prima citata da Ciro, Gina Roland, di questo personaggio che proprio trasporta lo spettatore in un sacco di colpi di scena. Infatti sono due film pieni di colpi di scena, ma non sono film d'azione o film d'avventura, mi piace a me questo tipo di cinema di introspezione, dove però la sceneggiatura è imprevedibile, è vero, quasi non è scritta, a volte perché è scritta come quella di Bergman, così in maniera sapiente che non ti aspetti nulla di quello che stai per vedere. E allora adesso noi ci vediamo invece tutti gli altri film di cui abbiamo parlato. Rimani in diretta Instagram, se poi va via la riattiviamo subito, mentre invece su Facebook prosegue. Ti salutiamo, ma rimani con noi, perché vedo che molti stanno scrivendo e magari chi dicono interessante me lo vedrò puoi dare anche qualche altro spunto, va bene? Ciao Fulvio, grazie mille. Ciao, ciao. Thank you.
mamma. God sent Jesus to the earth to be the most pure being ever, to ever walk the earth. And he was sent to be sacrificed so that we didn't have to sacrifice lambs to be forgiven. Now all we had to do is ask with a sincere heart to be forgiven. Back then you couldn't talk to God unless you were pure. So by killing something pure, by sacrificing something that was innocent, you became innocent yourself. Well, can you talk to God? Can you talk to God now? Yes, when we pray. We've got to go. You gotta go? We have to go. We have a lot of area to cover today. Well, I'm gonna stay right there. Is there a time we can come back? Con la sequenza finale del film di Wong Kar Wai, noi vi volevamo salutare, vi volevamo augurare buona Pasqua e ci vediamo come sempre domani alle 22, però aspettate a grande richiesta, soprattutto a Pasqua, il saluto del fonico. Fonico. Buona Pasqua, da cinema da casa, state bene, giocate e non uscite da casa. Ecco, non uscite da casa, state bene, giocate, buonanotte. Hashtag non uscite da casa. Buonanotte da Cinema da Casa. Grazie, a domani.